stato un carabiniere e come tutti i carabinieri impegnato quotidianamente per aiutarci a tenere una vita sicura, a tenere una vita quotidiana sicura. E Andrea poi è anche andato all'estero nelle missioni di pace. Per noi è molto importante non perdere la memoria. Per noi è molto importante non perdere la memoria e per noi è sempre un'occasione per ringraziare chi quotidianamente lavora per garantirci una sicurezza quotidiana. La vigilia della sua partenza per Nassiriya io ho telefonato ad Andrea e gli ho detto: guarda Andrea, io torno dall'Algeria dove ti posso dire che gli italiani sono stimati perché sono sempre cordiali, operatori di bene. E lui mi ha detto: farò del mio meglio. E veramente l'ha fatto, perché i testimoni dicono che è grazie ad Andrea che la strage non è stata più grande, in quanto lui, che in quel momento era di vedetta, ha fermato in parte quel camion che andava a portare morte.